Cioè Tra c'era me e mio una, ecco, marito. partendo di là, voglio dire, c'è stata una sua richiesta di allontanamento dei minori, cioè di mettere in protezione i minori, sbaglio o No, no? veramente avevo chiesto un posto dove Sbaglio? poter stare io Con con i loro. miei figli perché avevo sentito di questi istituti o come si chiamino per madri che hanno dei problemi. Allora, quando sono andata, mi hanno detto se la mia intenzione era farmi mantenere dallo Stato. Comunque, No. quello, se risponde al vero quanto ha detto qui, la persona qui presente, sicuramente diciamo, non è corretta la prassi seguita, perché quando una madre chiede il collocamento dei figli per ragioni quali che siano, è giusto che sia la madre a parlare ai bambini, a cercare di spiegare e ad accompagnarli, è giustissimo che la mamma continui a seguirli, quindi c'è una prassi sicuramente non rispondente agli interessi dei bambini, perché un bambino ha un legame forte con la madre a quell'età, qui perciò ho chiesto l'età, e quindi davvero è non corretto, assolutamente non corretta questa prassi. E poi comunque la signora dice che ha oggi ormai un lavoro, una Ha casa, fatto ha tutto quello che gli interrotto hanno la chiesto. convivenza con la persona violenta. E quindi diciamo da tutte le garanzie, non è che abbiamo bisogno di garanzie maggiori. Però la situazione resta la stessa, resta questa, anzi, forse Carmen addirittura le hanno chiesto di diradare gli incontri. Sì. Cioè, che vuol dire questo? Che vuol dire? Lo chiedo a voi. Vuol dire che Cioè, solo evidentemente. un attimo una cosa, ogni quanto li vede adesso? Adesso teoricamente doveva essere una volta ogni 2 mesi, però è tutto a discrezione degli assistenti sociali, i quali mi hanno risposto, non so, adesso Cioè, una vediamo. volta ogni 2 mesi per quanto tempo può stare con i suoi figli? Un'ora a Forlì. Una mamma può stare un'ora ogni 2 mesi con i suoi figli e oggi gli viene chiesto di diradare, dopo che ha fatto tutto quello che le è stato Sì, chiesto, di diradare gli incontri. diciamo Io che o voglio. c'è un anello che manca Sì, a questa catena sicuramente. e noi non lo Non. conosciamo. Oppure diciamo c'è una prassi che non risponde assolutamente all'interesse No, ma superiore del infatti io bambino dico. e diciamo, al diritto di una madre di riprendere la relazione continuativa e stabile con i Che non bambini. vuol dire intanto una volta ogni 2 mesi, ma lei No, parla proprio ogni di 2 continuazione. mesi non ha nessun Quando dice significato. continuativa e stabile, dice di tornare a stare insieme ai suoi Sì, figli? di, Sì, se comunque di l'obiettivo è vederli quello, con sì. continuità e poi di prenderli a casa. Sì. Evidentemente invece c'è un progetto diverso, un progetto di staccare questi bambini dalla madre lentamente per un altro inserimento familiare. E allora o la signora non è riuscita a provare quello che oggi ci dice con prove documentali, un contratto di È quello. lavoro, o non è riuscita a questo, oppure c'è ancora dei legami che non, diciamo, che non ci dice adesso, perché altrimenti questa situazione è davvero fuori dalla norma. Carmen, Ok. forse capisco che la sede è No, sicuramente no, rispondo a però lei. esatto, Hai se puoi capito? dare degli elementi Allora, in più. le spiego, sono passata per 4 assistenti sociali, le quali non tutte hanno appunto svolto il loro lavoro portando le sue relazioni davanti a un giudice, quale le doveva anche leggere. Il giudice non aveva niente in Ma lei è mano. stata sentita dal giudice? Vada No, dal no, giudice, no, non è l'ho mai stata avuto. No, sentita. no, Ebbene, vada dal è giudice, stata chiesta ma l'udienza uno può andare. dall'avvocato. E prospetti tutto quello che sta prospettando qui, E perché non possiamo fare un ho processo, fatto una una risposta protesta qui. davanti al Lei deve andare tribunale. dal Però, giudice dottoressa, come si fa ad andare da un ho fatto giudice? Una Cioè, a chiedere, protesta la per signora essere deve ricevuta chiedere, dal lei sa il nome giudice del giudice delegato, deve Tarozzi. chiedere a questo giudice di sentirla immediatamente in quanto le cose non sono andate come È quello che ho sarebbero fatto. dovute andare, È non quello che ho solo secondo il suo fatto. parere, ma anche secondo il È mio. quello che ho fatto andando davanti ai tribunali con tanto di cartellone per farmi ascoltare dal giudice, dal quale io volevo un'udienza da molto tempo. E ha Ma guardi, fatto il anche il cartellone decreto. non è la misura adatta, Io forse direi tanto. che Però è possiamo l'unica che ha smosso aspettare. qualcosa, perché così Volevo l'abbiamo farmi conosciuta, ascoltare. così ce ne siamo Scusate se mi intrometto. Facciamo entrare il prossimo ospite, che tra l'altro conosce molto Sì. bene il caso della signora Carmen, che è l'avvocato Miraglia. Prego, avvocato. Grazie, Ben buongiorno. arrivato. Grazie, Ben arrivato. Allora, ci dia qualche altro elemento per capire, avvocato. No, volevo solo. L'avvocato assiste la signora Sì, nel quindi procedimento. sì, conosco bene Ah, la bene, non lo questione. sapevo. Volevo solo dire che nel frattempo sono cambiati 2 giudici, gli assistenti sociali sono cambiati, sono in 4 assistenti sociali che si sono
seguiti nella gestione della situazione. Nel frattempo, con il cambio della residenza, la signora di conseguenza è cambiato il servizio sociale, quindi da un comune è passata all'altro. E l'unica volta che la signora è stata convocata dal giudice sono passati ormai 3 anni. Dopo 3 anni arriva un provvedimento definitivo che dice che la signora vede, per il bene dei figli, deve vedere i figli sempre di meno. Ma questo che significa secondo lei? Che conosce la materia, che assiste tra l'altro diverse persone? Significa che probabilmente c'è una convinzione da parte del servizio sociale e del tribunale che la signora non potrà mai essere una buona mamma, nonostante tutto quello che ha fatto. Voleva intervenire la dottoressa Dente. Sì, voglio intervenire. Intanto, che procedimento è aperto? Di volontaria giurisdizione? No. O di abbandono? No, di abbandono. Ah, ecco. Diciamo. Cioè, scusate, fate capire anche a noi. No, perché questa è una mamma che ha chiesto aiuto e in quel momento non era attrezzata per crescere bene i suoi figlioli. E quindi andava aperto sarebbe dovuto, secondo la prassi condivisa, un procedimento sulla potestà. Cioè la potestà di questa donna oggi non è adeguata. Credo anche del padre c'è un riconoscimento paterno. Il padre è stata sospesa completamente la potestà. Il padre è stato sospeso, quindi c'è un padre che non funziona. Oppure c'è un'apertura di verifica della situazione di abbandono, che ha come obiettivo quello di arrivare a una dichiarazione di adottabilità, ma deve passare per una serie di prescrizioni, dice oggi la legge.